Cara maestra, ti scrivo da un posto speciale che si trova in un'isola che si chiama Sardegna. Sono qui da una settimana, ma mi sembra di esserci da un sacco di tempo, perché ogni giorno ho visto cose nuove. Siamo andati in giro a piedi, con la bici e anche a cavallo. E a me è toccato il più bello di tutti, un puro sangue tutto bianco alto quasi 3 metri. Ci sono tanti posti favolosi. Per esempio, ce n'è uno che sembra proprio la luna, dove abbiamo fatto un sacco di foto bellissime. Forse non ci crederai, ma quando ha fatto buio sono rimasta sola e ho visto un marziano Shardana che mi ha fatto il saluto del popolo navigatore. Le cose da mangiare sono tutte molto buone. A papà piace molto un formaggio che si chiama Casizzolo e per tagliarlo ha comprato un coltello fatto a mano con un manico speciale di corno che cresce direttamente sulla testa dei mufloni. A me invece piace una carne molto saporita che si chiama bue rosso. Non ho capito bene se queste mucche nascono già rosse oppure vengono dipinte apposta. Fatto sta che io le ho viste in campagna e ti posso assicurare che erano proprio rosse. Anche la mamma è molto contenta perché non deve andare al centro commerciale a fare la spesa e molte cose le possiamo anche prendere direttamente dagli alberi senza andare al negozio. Abbiamo scoperto che gli scogli sono pieni di cose buone da mangiare. Ci sono piccoli granchi, lumachine e patelle. La cosa più buona, però, sono delle palle nere piene di spine, che si chiamano ricci di mare. Si aprono con le forbici, si puliscono e si mangiano le uova. È come mangiare un cucchiaino pieno di mare, però dolce. La gente del posto è molto gentile. Quando passiamo, tutti ci salutano con la testa. E a papà hanno offerto un vino del colore dell'oro che si chiama vernaccia. Deve essere proprio speciale. Perché papà, dopo un paio di bicchieri, si è messo a ridere moltissimo e a cantare canzoni che non conosceva. Siccome questo posto ci piace moltissimo, mamma e papà hanno deciso di comprare una casa vecchia e di sistemarla. Così possiamo venirci quando vogliamo, perché qui c'è sempre sole e belle giornate. Ne abbiamo scelta una in pietra con il pavimento di legno e ognuno di noi sta lavorando sodo per mettere a posto le stanze. C'è anche un grande giardino, dove mamma ha già cominciato a piantare lattuga, rosmarino, basilico e pomodori. E grazie ai pannelli magici montati da papà, le nostre piante assorbiranno il sole più in fretta di tutte le altre. Cara maestra, adesso ti saluto. I compiti per le vacanze non li ho ancora cominciati, però ogni giorno sto imparando una parola nuova. Oggi ho imparato la parola armonia, che significa che le persone stanno bene insieme, in equilibrio con la natura e senza troppi problemi.